La prima mostra digitale della scuola materna, il Museo di Leonardo, sta arrivando alla fine. Ma ancora artisti, questa volta della seconda classe materna P. Con la maestra Vicky, questi artisti hanno studiato Azul Solar e sono innamorati delle opere. E guardate come ci spiegano i loro lavoretti, ispirati nell'inventore, artista e anche meraviglioso studioso di Sul Solar. Qua vediamo delle ricreazioni delle sue opere. Barrio e Drago. Guardate questo quadro, è meraviglioso. Si vedono personaggi, bandiere, c'è la bandiera argentina, la bandiera del Brasile, del Cile, e anche c'è la bandiera italiana. E questi artisti in erba hanno rifatto queste opere, ma guardate, non quadri, in 3D. Bravi! Questi piccoli artisti hanno pensato in ogni caso ad un modo per creare una struttura tridimensionale con i disegni caratteristici di Sul Solar presentati dalla maestra Vittoria. Questi studenti hanno capito, nel vedere le opere di Sul Solar, come fare con scatole, cartoncini riciclati, pasta, come i disegni possono avere vita. Sono pieni di colori caratteristici di Sul Solar e anche guardate le forme. Si vede che la parte più divertente è stata quella di assemblare i piccoli dipinti in queste strutture tridimensionali. Meravigliosi! Bravi, bravissimi! Sul Solar anche usava delle lettere nei suoi quadri. Nell'era digitale potremmo anche approfittare delle lattine di riciclo. Guardate queste idee per avvicinare ancora di più ai ragazzi a questo tema del il riciclo, il recupero. Fare arte con gli oggetti di riciclo. Avvicinare i bambini all'arte risveglia la curiosità, stimola la creatività nei bambini. Introdurre i bambini all'arte può essere un percorso appassionante. Scoprire artisti come il nostro Sul Solar, che hanno gusti ben delineati, che sanno raccontare le emozioni molto meglio di noi. Sorprendente questo artista argentino. Vedere i nostri studenti della seconda classe materna A fa venire voglia di sperimentare come ha fatto Sul Solar, e possiamo anche andare a casa sua a Buenos Aires, che ora è un museo. Ogni bambino naturalmente creativo.
i bambini creano mondi increibili.